che era piccolino. Aspettavo così tanta gente e sono contento di questa cosa. Allora, questa mostra è stata, diciamo, un po' pensata per far ricordare com'era Vedero, com'era Brezzo, com'era Buceno, come tanto è cambiato in questi anni. E ricordare anche le persone che abbiamo incontrato, magari che ci hanno anche lasciato, ma anche come eravamo noi da piccoli, perché penso che molti di voi si ritroveranno in queste foto. Personalmente anch'io, perché in alcune foto ci sono anch'io. E diciamo, vorrei un po' ringraziare tutti quelli che hanno aiutato ad allestire questa mostra, che ha fatto quel bellissimo titolone, chi ha messo il titolo fuori, chi ha stampato tutte le foto, chi diciamo ha aiutato per il rinfresco, che tra poco godrete anche di questo rinfresco, chi ha prestato questi arnesi vecchi che fanno un po' di colore, e diciamo tutti quelli che hanno aiutato a preparare questa mostra. In particolare vorrei ringraziare chi ha dato disponibilità del materiale, di tutte le foto che abbiamo esposto, perché tutte queste foto sono foto che erano nelle case della gente. E in particolare io vorrei ringraziare Gianluigi e Tina Colombo, perché ci hanno permesso di fare un piccolo spazio dedicato a Don Domenico, di cui conserviamo tutti un caro ricordo. Commentare le fotografie, commento l'iniziativa. Penso che faccia piacere a tutti partecipare, vedere, visionare una mostra fotografica, una mostra di ricordi,
perché abbiamo l'opportunità di vedere tanti luoghi che magari nel frattempo sono cambiati, tante persone, noi stessi, anche come diceva giustamente Valerio, noi stessi da piccoli o qualche anno prima, ed è sempre piacevole questo. Vediamo tante persone che conosciamo, parenti, amici, tanti che non ci sono più, che ci hanno lasciato, però è sempre un piacere perché riaffiorano ricordi, si ricordano eventi, momenti particolari, che è sempre una cosa importante per ognuno di noi. Però io penso che sia importante questa iniziativa dei ragazzi dell'oratorio, perché non è solo un nostalgico ricordo di questi momenti della vita di Brezzo di Vedero e di Muceno, è importante perché è un significato profondo, vuole portare il rispetto e il ricordo di tutto ciò che è stata la comunità di Vedero, di Brezzo, di Muceno, di tutte le persone che l'hanno costruita questa comunità e tutto ciò che noi ogni giorno adesso possiamo vivere lo dobbiamo al lavoro, all'impegno di tutte queste persone. E penso che questi ragazzi vogliano, sulla base di questo lavoro, di questo impegno degli anni passati, proseguire, fare tesoro di queste ricchezze che noi vediamo tutti i giorni e poter avere la libertà, l'autonomia di portare avanti, secondo le loro iniziative, portare avanti il loro lavoro, il loro impegno, secondo i tempi che sono cambiati, che quindi qualche cambiamento richiedono, sono cambiate le sensibilità delle persone che frequentano l'oratorio, è cambiata la sensibilità e le attitudini dei ragazzi che sono autori della vita dell'oratorio, e quindi è bene che ognuno di noi dia sostegno a questi ragazzi, a questo gruppo dell'oratorio, come sta facendo il Comune, come ha sottolineato il Sindaco, lo stiamo facendo da qualche anno e voglio ricordarlo, è una iniziativa che era nata in accordo con Don Domenico, quindi anche questo è una forma di rispetto e doverosa verso Don Domenico, portare avanti l'attività dell'oratorio con tutte le forze che sono presenti, non solo attraverso coloro che ci vivono, che organizzano le attività, ma attraverso tutti i componenti della comunità, perché ognuno di noi può fare qualcosa per l'oratorio e per la vita della comunità. Grazie. Io volevo inoltre invitare Don Peppino a dire due parole, perché diciamo rappresenta un po' il nostro passato storico della parrocchia. Ma detti non esagerare, non esagero, se tiro tardi fate così, vuol dire che deve tagliare, va bene? Vittorio è quello che mi dà subito così. Che una volta, mi ricordo sempre, sul pulpito, io il pulpito, i miei ragazzi sotto facevano così, poi taglia che ora è finirla. L'amicizia. Quando sono venuto io, qui c'era un giardino, lì c'era un campetto, che giù, che pochi sci. Proiettavamo i primi film dalla finestra là, sul muro qui. Mi ricordo i 10 comandamenti, ma poi è stato almeno 15 volte. Qui c'erano le patate, mio papà metteva le patate. I miei amici milanesi, magari sono qui, giocavano lì così. Il pallone una volta è andato di là, in mezzo alle patate. I pederesi, tira su il pallone, sì, e il pallone, lì delle patate. Ma non ci sono le patate qui, insulti i patati. Ancora, quando sono venuto io, c'era la famosa sindacessa Comotti, l'avete conosciuta voi pochi, una bravissima donna, mai vista in chiesa, ma onesta come San Pietro, onesta. Facciamo le processioni, facciamo anche le scalate, quelle montagne lì le abbiamo girate da tutte le parti. Una volta per andare a San Martino c'era la Carla, ma cosa più dico io, la Carla, una biondina. A un certo punto abbiamo perso il sentiero e la Carla, prac! E mi ricordo di più. Comunque, oh, prac, porca! Con tutti i ragazzi, se uno comincia a piangere, piange un twist, no? Oh, sentite, io sono anche un mago. Ragazzi, tutti insieme, abracadabra, abracadabra, io dico abracadabra, mi fa tric, e da posto. Autentico.
Una seconda volta è capitato questa via di Verano, una via di qua Verano, ma questa è caratteristica. Vamo su in Monte Rosa, Gran Paradiso, traversata alta, con 50 ragazzi, campeggio, cammina, c'è un piccolo nevaio, piange. In montagna, a 2500 metri, se uno piange, tutti li combricano, è un disastro. E l'educatore, Paola, niente, Paola, vieni, Paola, dai, No. Senti, che bisogna risolvere. Pam, pam, due sberle, le partite le vado prima di Uther. Arrivi in Köth e metti in galera. Seconda cosa, c'era allora un po' di antagonismo tra Pedro e Yorok, era evidente, ma siamo riusciti a fare pace, sì o no? Siamo riusciti a fare pace. Gianna, tu eri dietro con la tua Natalina e il tuo Pino Dumeut. Ragazzi, avete fatto bene a fare una mostra simile, fatene delle altre, perché sono la nostra storia. I giovani e anche i milanesi che vengono, che non sanno dove sono le patate, in alto, sottoterra, va bene. Oh, mi è capitato un agriturismo di sentire un bambino. Ah, le uova! Le fate la mucca? Era milanese, mai visto gli uova, neanche le galline, va bene. Non si offendono i milanesi, per amor di Dio, Perché allora i milanesi, noi, Vittorio, c'è i paciaria. Noi di paciaria, vieni pian pian, se diventiamo rossi come me, ci fanno su di vedere, vabbè, ben rossi, i pace aria, mangiavano l'aria. Avevo ancora una cosa da dire, ricordi più. Ragazzi, quando uno ha 18 anni, è le vecchie, che niente fa, ecco qui la signorina, la sorella di Don Domenico. Io vi ringrazio di questo, le mie foto che ho lì, sono anche tante altre, conservatele, perché a tempo opportuno, fra qualche anno, qualcuno dirà, però noi abbiamo una storia qui, e la storia è maestra di vita. Mi ricordo quando ero su in canonica a Pietro, gli oratori erano fenomenali. Ragazzi, io ricordo sempre voi nella messa e vi garantisco che il mio ricordo non è superficiale, ma è dentro il cuore. Quando arriviamo alla torre.